Quante volte ti soffermi a pensare a un obiettivo che ti sembra impossibile da realizzare? Molti di noi vorrebbero cambiare lavoro e dedicarsi full time alle proprie passioni. Questo è un argomento che ci riguarda da vicino, perché abbiamo sempre voluto vivere raccontando storie. Il problema? Non sapevamo da che parte cominciare. Nel video di oggi vi parleremo della regola dell'1%, come metodo che ci ha concesso di cambiare approccio e focalizzarci sugli obiettivi che volevamo raggiungere. Ma cos'è la regola dell'1%? La regola dell'1% è un approccio matematico pensato per il raggiungimento degli obiettivi. Infatti, è stata inventata da un matematico, il cui nome era Tommy Baker. Se dedichiamo ad un'attività l'1% ogni giorno, in meno di 4 mesi avremo raggiunto il 100% del nostro risultato. Ma quant'è l'1% di una giornata? Se facciamo un paio di calcoli e prendiamo una giornata lavorativa di 8 ore, vediamo che l'1% non sono altro che circa 5 minuti al giorno. Tommy Baker ha costruito uno schema infallibile che prende in considerazione persino gli imprevisti che uno può avere lungo il cammino. Della regola dell'1% ne hanno parlato in molti e sono anche stati scritti dei libri, perché in questa società così di fretta in cui finisci una cosa e ne hai altre 20 da fare nella tabella di marcia, è sempre veramente difficile trovare il tempo per altro. La regola dell'1% di solito viene usata per modificare un'abitudine. Ma noi l'abbiamo usata per cambiare totalmente la nostra vita e il modo di concepire il nostro lavoro. Quello che volevamo era creare un'azienda di produzione che si occupasse di documentari e di film. Siccome non potevamo lasciare i nostri lavori e sperare per il meglio, abbiamo deciso di cominciare a generare il cambiamento un poco alla volta. Questo ci ha portato a creare il nostro primo documentario. All'inizio ci preoccupava non avere abbastanza tempo da dedicare al nostro progetto e ci creava crisi d'ansia e paura di non farcela. Ma quando abbiamo trovato un metodo da seguire, abbiamo diviso i grandi obiettivi in tappe intermedie, che ci avrebbero dato la percezione di andare avanti e di mantenere alta la motivazione. Poi abbiamo elencato tutte le cose che dovevamo fare e compito dopo compito abbiamo portato a casa il risultato. Se vi interessa sapere dove ci ha portato utilizzare quotidianamente la regola dell'1%, vi consiglio di guardare questo video per scoprire i risultati.